Doragiana Tempo è la referente del progetto Coltivare la Legalità, Capitanata Attiva. Dottoressa, perché è necessario un osservatorio sui beni confiscati alle mafie? È necessario e importante costituire questo osservatorio per far conoscere a tutta la cittadinanza l'esistenza dei beni confiscati e che i beni confiscati possono essere un'opportunità per tutti. Un bene confiscato alla mafia può generare lavoro, può creare lavoro, ma come affermare un principio del genere in un territorio così complicato come il nostro? Allora, il nostro territorio, per quanto difficile, già lo ha affermato un principio del genere, perché ci sono diverse realtà che riutilizzano beni confiscati e della provincia, anzi della regione, siamo la città che riutilizza più beni confiscati e molte di queste già sono imprese sociali con un loro staff, un loro gruppo di lavoro che aumenta e si riduce in base a quelle che sono le esigenze prevalentemente agricole e formative. Quindi sì, già è una realtà il fatto che i beni confiscati siano delle economie, delle forme di economia, non sono solo dei simboli. È importante comunicarlo con forza al territorio che questo è possibile affinché ci sia una moltiplicazione di queste realtà, perché potremo affermare che i beni sono liberi dalle mafie quando tutti sanno che questi sono liberi e che sono disponibili alla collettività, e la collettività sono tutti i cittadini e non solo gli addetti ai lavori.